Cresce l'attesa per il derby di domenica tra Pescara e Virtus Lanciano. Quasi esaurita la dotazione di 733 biglietti messa a disposizione per i tifosi frentani. Prosegue bene anche la prevendita dei tagliandi per i tifosi biancazzurri. C'è anche l'ipotesi di un superamento del record stagionale di quasi 13.000 spettatori registrato lo scorso gennaio in occasione del match con il Bari, vinto 3-1 dalla squadra di Massimo Oddo. Come ha sottolineato il tecnico della Virtus Maragliulo, questo derby nasconde significati di classifica fondamentali che vanno oltre il campanile. Se la Virtus non si gioca un'intera stagione, poco ci manca. La sconfitta con l'Avellino ha scompaginato una ipotetica tabella salvezza che, a fronte della difficoltà della partita dell'Adriatico, prevedeva vittorie con gli Irpini, Ternana e Livorno per centrare la salvezza diretta. Quei punti persi al Biondi sabato scorso vanno recuperati domenica prossima, anche se la Virtus da una parte deve smaltire il contraccolpo psicologico di una sconfitta in attesa, dall'altro dovrà fronteggiare l'assenza di un pilastro come Amenta ed è in ansia per le condizioni del bomber Nicola Ferrari, che non ha ancora smaltito il risentimento muscolare che lo ha fatto uscire anzitempo contro l'Avellino. Decisive saranno le ultime due sedute di allenamento. Discorso diverso per il Pescara, per cui la partita non vale quasi un'intera stagione, ma è un tassello essenziale per il traguardo fissato da Oddo, il massimo ora raggiungibile, il terzo posto, che garantirebbe una posizione di privilegio in chiave playoff, come accaduto lo scorso anno al Bologna. La strada è quella di fare il pieno nelle ultime partite, sperando in almeno un passo falso del Trapani e tenendo presente che i biancazzurri sono in vantaggio negli scontri diretti sia con la squadra di Cosmi sia con il Bari. Oddo riavrà a disposizione Memusciai e Verre. Zampano, Fornasiera e La Padula hanno lavorato nelle ultime sedute in via differenziata, ma comunque a scopo precauzionale, e domenica ci saranno. A dirigere l'incontro sarà Rosario Abisso di Palermo. L'arbitro siciliano ha una vittoria col Pescara, quella di Livorno dello scorso campionato, l'ultima in biancazzurro di Maniero, e due sconfitte, quella di Varese, costata la panchina a Baroni, e quest'anno quella beffarda di Cagliari. Con Abisso la Virtus non ha mai vinto. Due pareggi, 3-3 alla Spezia la scorsa stagione e 1-1 a Como due mesi fa, e la sconfitta casalinga con il Cagliari nel girone d'andata.